Davanti alla pandemia e alle sue conseguenze sociali, molti rischiano di perdere la speranza. In questo tempo di incertezza e di angoscia, invito tutti ad accogliere il dono della speranza che viene di Cristo. È Lui che ci aiuta a navigare nelle acque tumultuose della malattia, della morte e dell'ingiustizia, che non hanno l'ultima parola sulla nostra destinazione finale. La pandemia ha messo in rilievo e aggravato i problemi sociali, soprattutto la disuguaglianza. Alcuni possono lavorare da casa, ma mentre per molti altri questo è impossibile. Certi bambini, nonostante le difficoltà, possono continuare a ricevere un'educazione scolastica, mentre per tantissimi altri questa si è interrotta bruscamente. Alcune nazioni potenti possono emettere moneta per affrontare l'emergenza, mentre per altre questo significherebbe ipotecare il futuro. Questi sintomi di disuguaglianza rivelano una malattia sociale e un virus che viene da un'economia malata. E dobbiamo dirlo semplicemente: l'economia è malata. Siamo lì, è malata. È il frutto di una crescita economica iniqua. Questa è la malattia, no? Il frutto di una crescita economica iniqua che prescinde dai valori umani fondamentali. Nel mondo di oggi i pochi ricchissimi possiedono più di tutto il resto dell'umanità. Ma ripeto questo perché ci farà pensare: pochi ricchissimi, un gruppetto, possiedono più di tutto il resto dell'umanità. Questo è statistica pura. È un'ingiustizia che grida al cielo. Nello stesso tempo, questo modello economico è indifferente ai danni inflitti alla casa comune. Non si prende cura della casa comune. Siamo vicini a superare molti dei limiti del nostro meraviglioso pianeta, con le conseguenze gravi e irreversibili, dalla perdita di biodiversità e dal cambiamento climatico, fino all'aumento del livello dei mari e alla distruzione delle foreste tropicali. La disuguaglianza sociale e il degrado ambientale vanno di pari passo e hanno la stessa radice, quella del peccato di voler possedere, di voler dominare i fratelli e le sorelle, di voler possedere e dominare la natura e lo stesso Dio. Ma questo non è il disegno della creazione. All'inizio Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune dell'umanità, affinché se ne prendesse cura. Dio ci ha chiesto di dominare la terra in suo nome, coltivandola e curandola come un giardino, il giardino di tutti. Mentre coltivare significa arare o lavorare, custodire vuol dire proteggere e preservare. Ma attenzione a non interpretare questo come carta bianca per fare della terra ciò che si vuole. No, esiste una relazione di reciprocità responsabile tra noi e la natura. Una relazione di reciprocità responsabile fra noi e la natura. Riceviamo dal creato e diamo a nostra volta. Ogni comunità può prendere dalle bontà della terra ciò che
di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma anche il dovere di tutelarla. Ambe due le parti. Difatti, la terra ci precede e ci è stata data. È stata data da Dio a tutto il genere umano. E quindi è nostro dovere far sì che i suoi frutti arrivino a tutti, non solo a alcuni. E questo è un elemento chiave della nostra relazione con i beni terreni. Come ricordavano i padri del Concilio Vaticano II, dicevano loro, l'uomo usando di questi beni deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri. Infatti, la proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della provvidenza per farlo fruttificare e spartirne i frutti con gli altri. Noi siamo amministratori dei beni, non padroni. Amministratori. Sì, ma il bene è mio, è vero, è tuo, ma per amministrarlo, non per averlo egoisticamente per te. Per assicurare che ciò che possediamo porti valore alla comunità, l'autorità politica ha il diritto e il dovere di regolare il legittimo esercizio del diritto di proprietà in funzione del bene comune. La subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni è una regola d'oro del comportamento sociale, è il primo principio di tutto l'ordinamento etico-sociale. La proprietà, il denaro, sono strumenti che possono servire allo sviluppo, però li trasformiamo facilmente in fini, siano individuali o collettivi. E quando questo succede, vengono intaccati i valori umani essenziali. L'Homo sapiens si deforma e diventa una specie di Homo economicus, in senso deteriore, una specie di Homo individualista, calcolatore e dominatore. Ci dimentichiamo che, essendo creati immagine e somiglianza di Dio, siamo esseri sociali, creativi e solidali, con un'immensa capacità di amare. Ci dimentichiamo spesso di questo. Di fatto, siamo gli esseri più cooperativi di tutte le specie e fioriamo in comunità, come si vede bene nell'esperienza dei santi. C'è un detto spagnolo che mi ha ispirato questa frase. Dice così: florecemos en racimo como los santos. Fioriamo in comunità come si vede nell'esperienza dei santi. Quando l'ossessione di possedere e dominare esclude milioni di persone e dai beni primari, quando la disuguaglianza economica e tecnologica è tale da lacerare il tessuto sociale, e quando la dipendenza da un progresso materiale illimitato minaccia la casa comune, allora non possiamo stare a guardare. No. Questo è desolante, non possiamo stare a guardare. Con lo sguardo fisso su Gesù e con la certezza che il suo amore opera mediante la comunità dei suoi discepoli, dobbiamo agire tutti insieme nella speranza di generare
qualcosa di diverso e di meglio. La speranza cristiana, radicata in Dio, è la nostra ancora. Essa sostiene la volontà di condividere, rafforzando la nostra missione come discepoli di Cristo, il quale ha condiviso tutto con noi. E questo lo capirono le prime comunità cristiane, che come noi vissero tempi difficili, consapevoli di formare un solo cuore e una sola anima, mettevano tutti i loro beni in comune, testimoniando la grazia abbondante di Cristo su di loro. Noi stiamo vivendo una crisi. La pandemia ci ha messo tutti in crisi. Ma ricordatevi, da una crisi non si può essere uguali. O siamo migliori o siamo peggiori. Questa è la nostra opzione. Dopo la crisi, continueremo con questo sistema economico di ingiustizia sociale e di disprezzo per la cura dell'ambiente, del creato, della casa comune? Pensiamoci. Possano le comunità cristiane del XXI secolo recuperare questa realtà, la cura del creato e la giustizia sociale? Vanno insieme, dando così testimonianza della resurrezione del Signore. Se ci prendiamo cura dei beni che il Creatore ci dona, se mettiamo in comune ciò che possediamo in modo che a nessuno manchi, allora davvero potremo ispirare speranza per rigenerare un mondo più sano, più equo. E per finire, pensiamo ai bambini. Leggete le statistiche. Quanti bambini oggi muoiono di fame per una non buona distribuzione della ricchezza, per un sistema economico, come ho detto prima? E quanti bambini oggi non hanno diritto alla scuola per lo stesso motivo? Che sia questa immagine dei bambini bisognosi, per fame e per mancanza di educazione, che ci aiuti a capire che dopo questa crisi dobbiamo uscire migliori. Grazie.